Terme di Montecatini verso il concordato in bianco, il mandato della regione alla società che gestisce gli impianti, obiettivo scongiurare il fallimento. Più attenzione per le aree interne, approvate due risoluzioni per valorizzare il patrimonio edilizio e per snellire le norme per la manutenzione della rete elettrica. Presentato il libro Chi salva una vita, Palazzo del Pegaso, il volume di Alfredo De Girolamo in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Nell'ultima riunione del Consiglio regionale si è parlato delle terme di Montecatini, da tempo in gravi difficoltà economico-finanziarie. Per le terme si va verso il concordato in bianco, lo ha annunciato in aula l'assessore Stefano Cioffo. La presentazione della domanda di concordato consente di difendere dai creditori il patrimonio termale per tutto il periodo concesso dal Tribunale in vista della predisposizione del piano. Sentiamo le interviste, ad iniziare da Federica Fratoni del Partito Democratico, poi i rappresentanti degli altri gruppi. Oggi abbiamo preso atto della comunicazione che l'assessore ci ha fatto, rendendo il Consiglio edotto del fatto che è intervenuta un'istanza di fallimento e quindi cambia anche lo scenario, per cui è necessario mettere in campo una procedura che consenta di salvaguardare il patrimonio e quindi andiamo verso il concordato. Io ho ribadito quanto detto al momento dell'approvazione del DEF, cioè gli obiettivi sono quelli di salvaguardare l'occupazione, dare continuità a servizi, valorizzare il patrimonio e soprattutto garantire la fruibilità pubblica del tettuccio e di quel nucleo identitario forte che costituisce anche l'agorà della città stessa. Questo lo si fa a questo punto nell'ambito di una procedura e siccome sono intervenute anche interessi vari come quello la disponibilità della Fondazione Caripit a acquistare un immobile e la disponibilità dei ministeri a lavorare insieme ai soci per garantire il salvataggio della società, vorrei che questi obiettivi venissero conseguiti attraverso un lavoro comune, quindi non dando noi soluzioni e ricette ma lasciando che la Giunta valuti insieme al socio comune e agli altri partner la strada migliore da seguire, ripeto, per garantire che la proprietà pubblica del tettuccio venga messa in campo, venga conseguita, venga garantita, ma con una strada chiaramente che deve essere condivisa fra tutti e con un ruolo che certamente la Regione avrà. Il centrodestra chiede che sia avviato un concordato. Per avviare un concordato però occorrono delle basi solide. Per questo motivo noi chiediamo alla Giunta, come promesso anche dal Presidente Gianni in campagna elettorale, che acquistino il tettuccio, uno stabilimento di valore storico-architettonico indicibile, che è giusto che rimanga in mani pubbliche. Questo perché? Perché la Giunta regionale ha acquistato tantissimo, a partire dall'ex Maier e altre strutture, e a noi ci sembra che l'acquisto del tettuccio sia, diciamo, doveroso da parte della Regione Toscana, ma non solo per salvaguardare la città di Montecatini, in generale, anche perché siamo entrati a luglio scorso a far parte dell'UNESCO, come ha detto il Presidente Gianni, l'ottava perla della Toscana. Quindi ci sembra appunto che politicamente potrebbero, se volessero, fare questa acquisizione. Inoltre c'è da dire che se non lo facessero si andrebbe veramente al fallimento, ma non solo Montecatini, ma tutta la Val di Nievole. Inoltre terrò a dire alla Giunta che in tutti questi anni mai hanno fatto niente per le città termali. Cioè, Regione Toscana manca una politica sulle città termali, in particolare su quelle città dove il patrimonio è pubblico. Quindi serve un qualcosa, una linea guida, qualcosa a livello regionale. Potrebbe essere una holding che, diciamo, raccoglie tutte le città termali della Toscana e in qualche modo trovare il modo di rilanciarle, perché questo servirebbe al turismo. In questo momento che il turismo anche internazionale c'è poco, potrebbe essere quello interno a usufruirne. E poi Montecatini, Terme d'Europa, è conosciuta in tutto il mondo. Tutti sanno ormai che siamo patrimonio dell'UNESCO e dobbiamo rimanere patrimonio dell'UNESCO.
Come centrodestra abbiamo presentato una proposta di risoluzione collegata alla comunicazione che oggi è costretto a fare l'assessore Cioffo per chiedere che, caduta la pregiudiziale delle possibili azioni revocatorie, proprio perché in presenza di una istanza di fallimento si può procedere, tra le altre anche alla procedura di concordato, la Regione dia seguito alle promesse fatte, le ultime dal Presidente Giani nel 2020, ed acquisti il tettuccio. Sarebbe una operazione straordinaria all'interno naturalmente di un piano più complessivo che potrebbe vedere anche la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti per le Leopoldine, che rimetterebbe sostanzialmente i conti a posto, chiuderebbe i rapporti con i tanti creditori della società e consentirebbe quindi di non bloccare né l'attività né tantomeno la fruibilità pubblica degli spazi più prestigiosi che sono stati, come sapete, recentemente riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Ma sulle terme è evidente che un processo industriale economico così forte nel territorio, nella Toscana, che sa che valorizzare il termalismo porta a delle scelte importanti. La Regione Toscana deve essere il contenitore, può gestire la parte immobiliare, fin quando è in grado di poterlo fare sicuramente non può più essere un soggetto gestore. Alcuni processi in questa direzione sono andati anche bene in questi anni rispetto anche ai vincoli che la Corte dei Conti ha posto ai bilanci regionali. Basta per dare quello che è successo a Chianciano, su Montecatini la problematica è maggiore, c'è una mole anche di indebitamento notevole, è evidente che ogni passaggio e ogni valutazione va fatta con accurata delicatezza ed è corretto che l'assessore abbia riferito al Consiglio della fotografia dalla quale appunto la Regione dovrà assumere le proprie decisioni. La posizione nostra è di forte critica, perché si arriva oggi a una non soluzione dopo anni di crisi non affrontate. La politica non si è dimostrata capace di gestire una situazione difficile, non ha avuto una visione imprenditoriale, ma non ha nemmeno saputo affidarsi a delle persone capaci di risolvere il problema. E quindi ci siamo trovati di fronte negli anni ad affrontare offerte di società non meglio identificate, di offerte irrevocabili d'acquisto senza nemmeno l'assegno allegato, e non si capisce veramente come si continui a procedere su questa linea. Il problema grosso è che intorno alle terme di Montecatini è legata alla produttività e all'economia di un'intera città, di un intero territorio, e questo rende ancora più colpevole e più ingiustificabile l'atteggiamento della Regione Toscana, che tra l'altro noi pensavamo nel frattempo, da quando c'è stata l'audizione in commissione controllo dell'assessore Cioffo, si fosse mosso anche sui tavoli governativi. Invece oggi nella relazione dell'assessore non c'è assolutamente traccia di un interessamento, di un contatto con il governo, e questo è chiaro che non può essere un problema risolto soltanto dalla Regione Toscana. Cambiamo argomento. Il Consiglio regionale ha approvato due risoluzioni in aiuto delle cosiddette aree interne della nostra regione, quelle più lontane dai centri di erogazione dei servizi. Sentiamo il consigliere Marco Nicolai che parla del primo provvedimento che impegna la Giunta a snellire le procedure per la manutenzione della rete elettrica. E poi sentiremo Vittorio Fantozzi sulla seconda risoluzione riguardante la difesa del patrimonio edilizio. Un paese come il nostro, che parla spesso di transizione ecologica, in cui i maggiori produttori di auto a livello internazionale ci dicono che nei prossimi anni si passa all'alimentazione elettrica, purtroppo continuiamo a vedere che a seguito dei fenomeni atmosferici varie volte ci sono interruzioni dell'energia elettrica per ore, e purtroppo nelle aree montane, in particolare in provincia di Lucca e di Pistoia, l'anno scorso siamo arrivati anche a giorni interi. Questo è inaccettabile e ovviamente, oltre al fatto che il gestore deve fare gli interventi sulla rete, però ogni ente deve fare la propria parte. Noi abbiamo provato a cercare di capire cosa la Regione può fare ancora per semplificare queste attività, perché la continuità del servizio elettrico è un'attività di pubblico interesse. E quando magari c'è un albero troppo vicino che non è stato tagliato e poi si abbatte sulla condotta elettrica, poi si creano dei problemi del genere. Quindi noi facciamo tre proposte. La prima è aumentare l'area di pertinenza, quindi fare in modo che la fascia di rispetto dove ci devono essere fatti i tagli di manutenzione
arborei sia aumentata rispetto all'attuale, perché purtroppo col cambiamento climatico gli eventi sono sempre più estremi. Poi che nelle aree protette, nelle aree ad esempio fluviali dove ci sono condotte elettriche, anche qua il taglio di manutenzione fatto dai gestori deve essere considerata attività di pubblico interesse e quindi bisogna semplificare gli adempimenti, passando da meccanismi autorizzativi a meccanismi di mera dichiarazione, perché appunto qui c'è un pubblico interesse e perché al netto dei vari beni sottoposti a tutela, la continuità della rete elettrica è un elemento sempre più fondamentale per le vite di ognuno di noi. Noi abbiamo fatto 3 proposte concrete, abbiamo scelto di non presentare una legge perché sono aspetti di dettaglio, però abbiamo detto alla Giunta con questo atto che questo percorso con i gestori, con gli enti locali va concluso quanto prima possibile e questi 3 aspetti che attengono alla nostra normativa devono essere affrontati perché i gestori non devono avere alibi rispetto a mancati investimenti, magari nascondendosi dietro problemi di appesantimento burocratico. La nostra proposta di risoluzione chiede semplicemente di porre al centro di questo mandato l'attenzione sulle aree interne, però dal punto di vista fattuale, quindi non soltanto attraverso la narrativa che ascoltiamo in aula, ma attraverso la possibilità di impostare risorse maggiori con interventi mirati, con attenzione, a quelle che sono le molteplici difficoltà che esistono nelle aree interne, tra cui quella del recupero e la funzionalizzazione del patrimonio edilizio. Pensare che su 3 anni, come dal documento del DEF, siano destinati soltanto l'1,7% delle risorse ci ha preoccupato e ci ha spinto sostanzialmente a lavorare nella direzione di questa proposta di risoluzione, perché per noi il problema delle aree interne è centrale, non è un problema che sta fermo, ma è su un piano inclinato dove ogni giorno sostanzialmente c'è un'erosione sotto il profilo dei servizi al cittadino, quei servizi che sarebbero essenziali a una comunità per svilupparsi. E quindi la nostra attenzione voleva rimarcare questo aspetto, chiaramente in una chiave costruttiva, cosa che ha portato, di concerto con le altre forze politiche all'interno della Commissione e del Consiglio regionale, ad un'approvazione unanime del nostro testo. Stesso discorso vale per il nostro appoggio alla proposta di soluzione sul taglio, semplicemente perché non è possibile immaginarsi ancora nel 2022 che una problematica legata a una cattiva manutenzione delle aree boschive, soprattutto in relazione a quello che è il passaggio attraverso le aree boschive spesso e volentieri di tutto quello che è, diciamo, la competenza delle linee elettriche, metta poi nelle condizioni intere comunità di essere private addirittura dell'energia elettrica per giorni o per settimane. Quindi c'è da porre al centro della questione l'area interna anche sotto questo profilo, ma facendolo attraverso l'investimento che noi chiediamo che la Regione Toscana faccia e nei confronti del governo, ma faccia anche con le proprie casse. Anche in Regione è stato celebrato con una seduta solenne il giorno della memoria in ricordo delle vittime della Shoah nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Nell'occasione è stato presentato il libro di Alfredo De Girolamo dal titolo Chi salva una vita, che ripercorre la storia dei giusti in Toscana che salvarono la vita di molti ebrei. Sentiamo l'autore. Ho pensato, diciamo, che in una giornata come questa, che è del ricordo, bisogna anche saper guardare a quello che molti italiani, molti toscani hanno fatto in quei 2 anni terribili tra il 43 e il 45, quando decisero di non essere indifferenti, di non voltare la faccia dall'altra parte. Parliamo di 150 toscani, sono tanti, e altri ancora, diciamo, non sono riusciti ad avere questo, essere insigniti da Yad Vashem dell'onorificenza di giusto. Ecco, in una giornata come questa ricordare vuol dire anche guardare al futuro e quindi alla memoria. Noi toscani dobbiamo sempre sapere che ci sono stati in quegli anni bui, terribili, di tragedia, di genocidio, i più bui del Novecento, 150 toscani e tanti altri ancora che hanno deciso, che decisero allora di non voltare la faccia dall'altra parte e di mettere a disposizione loro stessi per salvare la vita di altri. Fossero stati ebrei o altro, secondo me era poco indifferente, perché quando dentro si sente e si ha un valore come questo,
ieri può aiutare qualcuno, domani può aiutare qualche altro, e nello stesso tempo decidere di vivere in un paese dove ci sia la democrazia e dove ci sia il rispetto degli altri. È tutto per questo appuntamento di Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.